un'azione di 5 statisti, nulla di del sindaco, nulla di personale contro queste persone, però ritengo che sia assurdo che da un lato si debba procedere a una licitazione, a un rallentamento di assunzioni appunto che avrebbero una loro collocazione stabile nella pianta organica, per dare spazio a figure che sinceramente potrebbero tranquillamente espletare la loro funzione con il personale interno del Consiglio Comunale. Sindaco, la prego di ascoltare, è una questione di educazione, dovrebbe avere l'educazione di assistere. Continua, si commenta da solo, ma non si era fatto, lei parla di gravità. È grave, lei ha detto, ma allora lei parla di gravità. Certo, nel momento in cui c'è una norma che prevede scelte politiche. Sì, ma lei può contestare. Presidente, lei non deve interferire l'ultima volta che glielo dico, poi andrò al prefetto. Non si era fatto. Presidente, mi fa espressione, lei non deve interferire necessariamente con i miei contenuti. Non so più come dire. Posso dire sinceramente. E mi dica tutto. Lei sbaglia una strategia. No, Presidente, le strategie le faccio fare a me se sono giusto. Per favore, le faccio fare a me le strategie. Per conto se voi interferisco nei miei consiglieri. Presidente, se lei sa fare il presidente, faccia il presidente. Per cortesia, non interferisca nelle mie prerogative. Va bene, Presidente, uno sta Presidente, io non sto gridando. Presidente, posso parlare? Posso parlare? Grazie. Allora riprendiamo, sperando di non essere più interrotto. Allora dicevo, queste funzioni degli statisti potevano e potrebbero e potranno essere tranquillamente espletate, assolte dal personale interno. Oltretutto, seppur non ci fosse quello che mi chiede di dire. Presidente, lei non deve interferire, lo vuol capire o no? Non so più come dirglielo, io devo parlare, Presidente. Presidente, lei non deve interferire, io sto spiegando. Ma lei sta parlando in questi termini e sta utilizzando. Presidente, allora Presidente, ha passo le cose che il signore con la telecamera che la riprende o perché vuole. No, Presidente, lei non deve. Presidente, rispetto a una scelta. Presidente, se lei deve fare campagna elettorale, faccio campagna elettorale. Presidente, io rispetto, mi fa completare l'intervento. Posso completare l'intervento? State vedendo tutti, il Presidente Bitetti non vuole farmi parlare. Ma chi l'ha detto? Allora mi fa parlare. Se si attiene al punto. Presidente, il punto glielo ho già detto, lei deve imparare a fare il Presidente. Non lo so fare. Lei non sa fare il Presidente. Ecco, e noi sicuro. Mi fa finire. Presidente, io sto spiegando i motivi. Io sto spiegando. Presidente, io sto spiegando. Ho diritto a parlare o no? La scelta politica va spiegata. Il non deve interferire, Presidente. Io la porto davanti al Presidente. Questa è la verità. Allora, non si può. Lei che mi chiede che non intervenire. Ma non Presidente, lei non deve intervenire. Ma lei si sta sostituendo il legislatore. Presidente, io sto esprimendo il mio giudizio. Io sto esprimendo il mio giudizio. Lei non deve interferire. Perché c'è già una copertura del personale? Allora, bene, quindi
contro lui. E sto dicendo, mi faccio spiegare, e sto dicendo le ragioni per le quali io sto esprimendo il mio nome, perché sono, ripeto, con tutto il rispetto per le persone che saranno i salvisti, come salviste, però io sto dicendo che si poteva attingere tranquillamente dalla pianta dei dipendenti comunali, e oltretutto si va a bloccare il corso naturale o realtà dei concorsi, delle procedure concorsuali, perché ovviamente se si assume, no, mi deve fare recuperare il tempo che mi ha fatto perdere con le sue interruzioni, e mi perdevo il Presidente. Non è che dobbiamo stare col timer, però un po' di buon senso nell'applicazione. Peraltro, lo dicevo, sono nomine politiche di soggetti politici, di cui due candidati, peraltro una persona in pensione, massimo rispetto per la sua professionalità, ma penso che se ci deve essere una realtà, una città smart, una città nuova, diamo spazio ai giovani, abbiamo tante professionalità, piuttosto che andare ad attingere a personale in pensione. Peraltro alcuni erano candidati, altre sono nomine assolutamente politiche, quindi queste sono le ragioni del mio secco no. Grazie consigliere Abate, per favore volevo comunicare al suo collaboratore. Non è un mio collaboratore. È un giornalista di telefono, un cameraman di telefono. È un cameraman di telefono. Che prende che gli amici della stampa lo dicevo in premessa nel primo consiglio comunale fatto, hanno da fare il loro mestiere. Presidente, c'è il collega Sorassi che fa parte del suo staff. Scusa, consigliere Abate, perché sta facendo il tuo microfono? Io sto semplicemente esprimendo un mio pensiero su una ripresa costante. Nella mia premessa ho fatto cenno, si può avvicinare per riprendere, se hai bisogno di riprendere, si può avvicinare, prendo, si avvicina. Amico, ho paura di te. No, siccome sta facendo una diretta streaming. No, non è una diretta streaming. Sta sostituendo. No, la strategia che ha messo in campo, non la comunico, ma non è attenzione, non è Presidente, non sta facendo una ripresa che è costante, quindi si sta sostituendo alla ripresa, no, perché dice di no, ecco il suo collaboratore, non è come fa a dire, lei dice di no, lei mi ha detto che non è un suo collaboratore, è una persona che sta intervenendo, mi sta spiegando cosa sta facendo. L'attività certo. E quindi è un suo lavoro, le consiglio lasciamo stare per favore, se deve fare qualche risposta ai consigli colleghi intervento, mi faccio, se deve fare un intervento, no, se deve fare, no, non si deve fare, sto parlando. Thank you.